Consideriamo una griglia 5x5 con i numeri da 1 a 25 in progressione aritmetica. Va da sé che siamo molto lontani ancora dall'aver costruito un quadrato magico. Osservate i totali di righe e colonna in rosso. La somma delle colonne cresce a multipli di 5, mentre quella delle righe a multipli di 25. Inserendo i numeri in ordine progressivo si ottiene quindi che le righe più in alto e le colonne più a sinistra hanno somma minore di quelle più in basso e più a destra. Non è un caso, ovviamente. Ciò accade proprio perché iniziamo ad inserire i numeri minori in alto a sinistra e terminiamo con i maggiori in basso a destra. Potremmo provare a fare una cosa, e cioè a salire in diagonale, in modo tale da compensare l'aumento in progressione dei numeri mediante uno spostamento ottimale. Ma come facciamo, visto che la griglia è quadrata, e incontreremo così i bordi? Immaginiamo di stiracchiare il nostro quadrato facendolo diventare un rettangolo e di incollare il bordo superiore a quello inferiore e quello di destra a quello di sinistra. Quando usciremo dal bordo inferiore riprenderemo da quello superiore e viceversa, idem per i bordi destro e sinistro. Il procedimento di costruzione di un quadrato magico di ordine dispari è semplicissimo. Si parte dalla casella centrale della prima riga e si procede sempre in alto a destra. Ma che succede quando la casella in alto a destra è occupata? Ci spostiamo in basso e riprendiamo il moto diagonale solito. Iniziamo quindi dalla casella centrale della prima riga e proseguiamo in diagonale. Ricordate di proseguire sempre dal lato opposto. Arrivati al 5, figura 1, non possiamo più proseguire in alto e riprendiamo dalla casella immediatamente sottostante. Continuiamo fino al 10, figura 2, e riprendiamo dalla riga sotto. Non è un caso che ciò accada ogni 5, come accade al 15, figura 3. Quindi riprendiamo come al solito dalla riga inferiore e completiamo il quadrato magico, come in figura 4. Grazie per la cortese attenzione. Buon proseguimento.